La scintilla chiamata da Tedino è arrivata, adesso il Teramo dovrà trovare continuità di marcia. I biancorossi centrano la prima vittoria stagionale proprio allo stadio Bonolis, 2-0 su una Cavese che riesce a fare ben poco per impensierire il diavolo. Nel rinnovato impianto di Pianodaccio, con il nuovo manto e i seggiolini in tribune distinte richiesti dalla Lega Pro, il presidente Franco Iachini fa un breve giro del campo prima del fischio d'inizio per salutare i quasi 3.000 tifosi presenti alla prima casalinga della stagione. Il Teramo tiene il possesso palla nel primo tempo, ma non trova da subito tempi e varchi, anche per il muro eretto dalla Cavese, che lascia praticamente solo Germinali in avanti. Ci prova subito Arrigoni con un tiro dalla distanza che Bisogno respinge. La squadra di Moriero si fa vedere all'11esimo con un tentativo, anche in questo caso dalla distanza, ma Di Roberto non inquadra la porta. Al quarto d'ora Martignago, tra i migliori, ci prova dagli sviluppi di un calcio di punizione, ma non trova lo specchio. L'episodio che però sblocca la gara arriva al 28esimo. Ancora Martignago mette in moto Di Matteo, che serve a sua volta in mezzo per il primo centro stagionale di Magnaghi. E ancora Teramo ed ancora Martignago al 35esimo. L'ex Albissola fa tutto bene in area, mirino a parte. Nel finale del primo tempo la Cavese alza il baricentro e prova a creare qualcosa. L'unico episodio però arriva dai piedi di Russotto, che chiama fuori Tomei e mette al centro, ma sia Lulli che Di Roberto cadono in aria. Va atteso circa un quarto d'ora nella ripresa per il primo episodio degno di nota. Bombaggi batte una punizione sul lato corto e Bisogno è fondamentale nell'evitare l'autorete di un compagno. La Cavese prova con estrema difficoltà a far qualcosa, ma il risultato è che i campani non producono praticamente nulla di interessante. Al 25esimo Addessi approfitta di un errore in uscita per mettere in mezzo, ma Tomei salva senza problemi. Brivido invece al 28esimo, quando Matera disegna una traiettoria che si stampa sulla traversa. La palla sbatte poi sulla schiena di Tomei e finisce in angolo. Al 34esimo torna a fare il suo esordio in maglia biancorossa a Costa Ferreira, dopo l'esperienza di 8 anni fa. Ma 2 minuti più tardi ci pensa Bombaggi a mandare i titoli di coda sulla gara, con un bellissimo tiro che finisce sotto l'incrocio e che fa festeggiare il Bonolis. Per i biancorossi arriva così il primo successo in campionato, a cui provare a dare continuità sabato prossimo contro il Rende a Vibo Valentia. Siamo felici perché speriamo sia nata finalmente un trend, no? Cioè, dato da una vittoria, siamo giunti a casa, quindi tutto ha un sapore diverso. Poi regalare 3 punti alla proprietà e ai tifosi era il nostro scopo, perché abbiamo visto lavorare una proprietà in maniera veramente entusiasmante. Io resto dell'avviso che quando tu tradisci degli amici l'amico deve sparare, non c'è alternativa, io la vedo così, sono molto drastico, e quindi noi vogliamo regalare anche al pubblico, che è stato meraviglioso sia in Coppa che a Catanzaro e soprattutto ad Avellino, vogliamo regalare questi 3 punti che sono importantissimi per trasmettere autostima. Abbiamo fatto mezz'ora del primo tempo, secondo me molto importante sotto l'aspetto dell'intensità lavorativa, abbiamo speso molte energie, ci hanno dato una grandissima mano i cambi, eccezionali, e questo è lo spirito che deve avere una squadra che vuole arrivare a un obiettivo che sapete benissimo non è quello di vincere i campionati, ma è quello di dare il massimo per voler vincere una partita, perché c'è una sottile differenza. Mister, la scintilla per accendere il motore possiamo dire che è scattata finalmente? Beh, credo oggi di sì, nel senso che abbiamo avuto voglia di vincere. Vedete, io sono sempre onesto, voglio esserlo finché camperò. Abbiamo avuto due possibilità di fare il 2-0 con 2 interventi del portiere importanti, e poi abbiamo avuto un episodio favorevolissimo che traversa il portiere fuori, che può cambiare la partita. Che hai pensato in quel momento? Che quando la palla è uscita o quando non è uscita? Che è un segno del destino. C'è stato un calo da parte di qualche giocatore, sì, ed è stato anche sostituito, perché proprio quando io vi dico che la situazione non è meravigliosa dal punto di vista, diciamo, generale, è la verità. Io non sono abituato ad accampare scuse, sono molto realista, mi piace lavorare, mi piace questo lavoro, lo faccio con entusiasmo e dico la verità. Mister, ieri hai detto: da Mungo mi aspetto qualcosa di meno. Innanzitutto gli hai accorciato un po' il raggio d'azione oggi, perché lo hai fatto giocare interno come ti è sembrato? Ma rispondo nella stessa identica maniera di sempre. Non è, per me voi fate un lavoro bellissimo e avete un vantaggio rispetto a noi, che guardate e poi giudicate, ed è un pochino più facile. Noi abbiamo tutta la settimana per vedere i giocatori. Mimmo è un giocatore che ha
grandissime qualità, come tutta quanta la squadra siamo molto indietro. Quando raggiungeremo veramente dei picchi di intensità lavorativa continuativa, allora potremo divertirci ancora di più. I 2+1 quando ci hai pensato? Davanti? Ci ho pensato martedì per aiutare di più la squadra, visto che loro spesso avevano giocato 4-2-3-1, oggi invece hanno giocato 4-3-3. E quindi abbiamo dovuto anche noi fare qualcosina di diverso, perché loro sul piano del palleggio restano così bassi, una squadra che ti irrita, sa palleggiare, ma troveremo tutte squadre forti, nel senso che in questo momento i valori non sono delineati. E quindi vedete anche gli altri risultati, insomma ci sono sempre delle sorprese, il campionato del sud è completamente diverso, l'abbiamo capito, speriamo di averlo capito velocemente, almeno io l'ho capito da mo' perché è il quarto anno che lo faccio, quindi siamo contenti. Dai. Fa male tanto perché io credo che la mia squadra abbia fatto la prestazione, si misurava contro una squadra importante, con giocatori importanti, avevo chiesto alla mia squadra di mettere l'anima e di correre e di fare le trame di gioco. Io penso che la mia squadra abbia avuto un buon possesso palla, siamo stati anche un po' sfortunati sulla traversa, per me la prestazione è molto positiva, perché ti ripeto, abbiamo affrontato una buona squadra, non abbiamo avuto paura, abbiamo giocato a calcio, abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare, sapendo che è una squadra nuova e giovane contro una grande squadra, è una squadra che voleva vincere. Abbiamo tenuto il possesso palla, c'è stato qualche errore, però poi il secondo gol veramente ci ha tagliato le gambe, perché è stato un euro gol, perché siamo stati vicini anche a pareggiare. La mia analisi è molto positiva, anche se è normale che fa male perdere. Ieri lei in conferenza stampa ha detto ci serve tempo per lavorare, ci sono squadre che sono più attrezzate di noi e magari hanno meno punti di noi. La vede, l'ha vista oggi la crescita della Cavese? L'ho vista, ma penso che l'abbiano vista tutti, penso. Cioè, il possesso palla l'abbiamo avuto, la squadra ha giocato, ha avuto delle belle trame, dobbiamo aumentare di più la profondità perché abbiamo giocatori comunque importanti che possono tagliare le difese avversarie. Pian piano la squadra crescerà, questo è normale, ti ripeto, è una squadra, ma non per trovare alibi, io credo che la mia squadra oggi abbia dato il massimo. È normale che fa male perdere così, perché secondo me non meritavamo di perdere assolutamente, era una partita, secondo me, ci stavano controllando le due squadre. Ho scelto di abbassare il baricentro perché sapevo che loro giocavano con palloni filtranti sul trequartista, facevano dei scambi centrali. La squadra tatticamente secondo me è stata perfetta. È normale che ci vuole anche un po' di fortuna, dobbiamo alzare un po' la testa, essere molto più spavaldi, però io ho visto la crescita rispetto all'altra domenica dove comunque non c'è stata la prestazione, dove la squadra comunque era confusa, però ho visto una buona squadra, devo dire la verità.